ci ha fatto piacere vincere. Il punteggio è relativo. Sicuramente il punteggio basso è figlio anche di una certa, come posso dire, condotta di gara. E noi avevamo cercato di impostare la partita come poi stiamo facendo da un po' di settimane, cercando di alzare un po' la difesa e di tenere un ritmo di gioco un po' più alto, sapendo che però queste erano, sono proprio le caratteristiche che, insieme ad altre ovviamente, però sono proprio le caratteristiche peculiari di San Miniato. E abbiamo voluto provare ad accettare la sfida, nel senso non abbiamo voluto dire siccome si giocheranno a San Miniato facciamo altre cose, facciamo quello che stiamo facendo da un po' di tempo, ci mettiamo anche alla prova contro quelli più bravi a fare questo tipo di gioco qua. E devo dire che al di là ovviamente della vittoria, che è molto importante, però il segnale è stato che abbiamo giocato una partita intensa, di un'intensità veramente molto bellissima, facendo solo che ci abbiamo perso, che secondo me è il dato che oggi voglio risaltare di più. Noi a San Miniato avevamo fatto 24 palle perse e 9 recuperate, almeno 15. Oggi abbiamo fatto 11 palle perse e 5 recuperate, 6 recuperate, almeno 5. Passo portale, non ne ha fatti 25. E in quelle 25 ho la presunzione di dire che ci abbiamo messo anche del nostro, almeno per fare poi 25 palloni. Quindi il segreto è stato tutto lì. Poi abbiamo un po' sofferto il rimbalzo e potevamo saperlo perché loro, giocando questa pallacanestro molto larga nel tuo campo, si buttano rimbalzi da tutte le parti, quindi sapevamo che alzando la difesa e aprendo il campo difensivamente parlando potevamo subire un po' la rimbalzo, abbiamo accettato anche quello, abbiamo fatto il passaggio vuoto, abbiamo fatto anche alcune minchiate, posso dirlo, ma era, vuol dire, cioè l'idea era quello, nonostante sapessimo che loro sarebbero tornati, che avrebbero avuto il passaggio vuoto, eccetera, di non mollare mai la presa su quel tipo di idea che, e l'abbiamo fatto, quindi sono contento soprattutto perché i ragazzi ci hanno creduto a questo tipo di impostazione qua, è la cosa che mi rende più orgoglioso oggi. La vittoria è una conseguenza di questo tipo di atteggiamento che abbiamo dovuto mantenere anche oggi, quindi mi piace per quello. Quanto vale oltre questa vittoria? Quello che ho appena detto, vale i due punti, perché tanto le vittorie valgono sempre due punti, sabato abbiamo un'altra partita molto difficile, però vale l'idea di continuare a credere a un percorso che stiamo facendo e che abbiamo voluto insieme cambiare alcune cose della nostra pallacanestro che stavamo facendo, perché credevamo di che sarebbe bastato fare una pallacanestro, come posso dire, sufficientemente intensa ma più legata, diciamo, alla tattica, e invece da un po' di tempo a questa parte abbiamo un po' abbandonato gli aspetti tattici per cercare di concentrarci un po' di più sull'intensità, che abbiamo visto e siamo andati nella prova montante che in Serie B è un valore che non si può prescindere, e quindi devo dire che da un po' di tempo noi, giocando partite più o meno buone, più o meno con cifre più o meno valide, però questo fattore di intensità lo stiamo mettendo in campo. Poi è chiaro che se riusciamo a abbinare intensità e qualità sarebbe l'idea migliore. Oggi ci siamo un po' complicati dietro, onestamente, con percentuali di rilievo, perché c'è il 5%, con cifre di sbagliate è insufficiente, e probabilmente avremmo sofferto un po' di meno sulle partite finali. Però anche quello mi viene da dire, probabilmente siamo andati in un'età anche con poche energie, perché abbiamo giocato una partita molto intensa, abbiamo avuto qualche problema di falli da gestire, una uscita prematura per falli di Ricci, troppo prematura, con un fallo che non dobbiamo fare, in quella situazione, in quella porzione di campo lì non possiamo fare un punto fallo lì, abbiamo una situazione con Castelli che vedete che sono qua, stiamo centellinando perché ci sono difficili, dobbiamo cercare di andare dietro a questa situazione. C'è una grande crescita nell'ultimo periodo di Ammannato che è figlia del fatto che fisicamente sta meglio di prima, e quindi anche se questa settimana ha fatto più palestra, che palestra inteso come lavoro individuale che lavoro di gruppo, però no, rispetto a un mese fa sta molto meglio, si vede, e adesso abbiamo il problema di Castelli, speriamo di riuscire a portare anche lui in tempo ragionevole a poter restare un po' di continuità e un po' di tranquillità. Ultima domanda, visto come è andata la partita di andata,
c'è una forte sete di riscatto per la partita di sabato prossimo con il Zan. Sì, ma può essere una motivazione in più. No, ma sicuramente lo è e lo sarà, nel senso che quando le squadre ti ha battuto meritatamente, perché non c'è niente da dire in quella partita, e noi avevamo avuto l'occasione per vincerla, ma non l'avevamo sfruttata, e quindi l'avevamo rimessa in piedi e l'abbiamo rimessa sul piatto d'argento, sicuramente da questo punto di vista andiamo là per cercare di fare. Però, ripeto, a me quello che interessa è di riuscire a giocare una partita vedendo le stesse facce di oggi, vedendo le stesse facce che ho visto nelle ultime settimane e lo stesso atteggiamento propositivo. Poi abbiamo visto in questo campionato la cosa che dà una grande certezza, e su questo non si può non essere d'accordo, credo, è che puoi vincere con tutti, puoi perdere con tutti. Infatti ricordo che San Miniato ha perso oggi la seconda partita, la prima che aveva perso e l'unica che l'aveva persa a Ozzano. Quindi Piombino si sta riprendendo, giusto che sia, visto la roster che ha, e quindi è un mini girone che dove c'è un equilibrio pazzesco. L'ultima Piombino, insomma, non era pensabile, no? Che durasse fino alla fine così. L'altro girone non ne parliamo neppure, perché sapete benissimo che tipo di gironcino è, quindi adesso cerchiamo di chiudere nel migliore dei modi sabato e poi dopo la partita successiva in casa con Empoli in questo mese, e poi ci rituffaremo nel complicatissimo girone romagnolo o piemontese. Grazie a voi. Grazie.